E dai che inizia a piovere. Molto bene. Tutti rinviano a raduno, tranne quelli di Mantova. E io cosa faccio? Intelligente come sono? Vado a Mantova mentre piove. Aspetta, bisogna accenderla adesso. Aria. Bravo, Uschino, che ti accendi sempre. Bravo. Guardate che bel tempo che c'è là. Io devo andare là. Molto interessante la cosa, molto interessante, proprio per il c***o. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui con un video di un raduno, stiamo andando a Mantova e dato che ci sono andato un bel po' di volte, so che ogni volta che c'è un raduno, so che in ogni raduno c'è sempre molta ignoranza. Quindi dato che il tempo manda pioggia, ma che vedete davanti a me che è abbastanza carico di acqua, io ero a casa, non sapevo cosa fare e ho detto dai, ci vado. Quindi oggi me la rischio molto, davvero molto. Dopo l'ultima volta che ho portato a casa la moto di mio fratello, vorrei evitare di prendermi acqua così gratuitamente. E niente, adesso vi aggiorno più avanti quando arrivo. Spero che non arrivi in polizia, anche se il raduno si trova in una zona privata, quindi la polizia teoricamente non può fare nulla, perché in zona privata, da quanto ho capito, la polizia non può intervenire. E niente, vi aggiorno un po' più tardi. Bene raga, dopo aver fatto una piccola pausa a causa pioggia, adesso ha smesso un po'. Andiamo durante la strada, pioveva, c'era asciutto, pioveva, c'era asciutto, cadì. Non si decide sto tempo schifoso. Sono praticamente arrivato, adesso andiamo lì in zona raduno. Spero che ci sia asciutto per strada, cioè nella via del raduno, altrimenti non si può fare veramente nulla. Spero. Spero, spero. Boia, che tempo di merda. Pensavi, eh? Tombini? Si riesce a fare neanche un'impennata, raga, ci sono quegli avvallamenti assurdi. Doppia pattuglia stavolta. Faso, saluta. Faso, saluta. Bene raga, allora raduno, sono riuscito a fare quattro impennate, quelle che ho registrato. Poi sono arrivati i carabinieri, tipo una pattuglia là davanti, e hanno sequestrato una moto, tipo un Duke 125 tutto originale. Ora ci sono tre pattuglie di carabinieri là e controllano tutte le moto. E prima sono arrivate anche due della stradale, quindi siamo un po' in. Mi hanno detto che c'è una via sui campi, quindi ora si va a provare. Bisogna anche provare questo 300 enduro. Oh, provo, provo una via di fuga. Porca. Sarebbe questa la via? Oh! Ho un'idea. Ci mettiamo in due o tre e le spostiamo una alla volta. Quello sì, se non ce la fai se no. Stai registrando? Sì, certo. Ah! Aspetta che arrivo. Metti questa parte del video, eh. Boh, sì, può essere. Vai, vai, vai avanti. Vado? Vai, qua c'è. Occhio, lo cadere. Aspetta. Quanto Tira molto, fissa è? dai. Quanto fissa è questa pedana? Tiene abbastanza. Prova a spingerla dritta. Oh.
prendo qua la pedana io. Ok, try. Abbastanza. Aspetta che lo spingo da dietro. Spingi piano, piano piano. Ok. Ce l'hai? Aspetta, che vuoi in terra. Vai. Ok, aspetta. Prendo. Riesci a spingere tu? Urta. Ok, uno è andato. Prendi lo scooter. Vai piano. Vieni. Gratta. Come gratta, Dio? Ok. Spingilo. Ok. Aspetta, piano. Ok. E che prende la mia? Vai. Tira sul cavalletto, non pesa tanto. Peserà 100-110. Io peso 80. Piano. Urtala. Ok. Ok, piano. Piano, attenti lì. Cos'è l'originale? Sì. Allora, riesci a spingere tu, perché sennò io mi rabalto dentro. Ce l'ho io. Ce la fate? Randy, cazzo. Ok, raga, dobbiamo stare attenti adesso. Allora, sì. Qualcuno è andato di là. E qualcuno... Ha fatto il giro largo, noi facciamo lì che andiamo direttamente sulla statale. Ok, ma voi la sapete da qua? No, però tentiamo. Sì, infatti, meglio. Vuoi una spinta? Non ce la fai? Prova a scendere, al massimo continuo. C'hai il cavalletto che rompe un po' il cazzo. Vai. In che senso qualcuno? In giro per la strada, no, solo quelli là. No, sono usciti due con me. E sono questi qua. Carabinieri e polizia sono tutti là. Sono tutti ancora lì dentro. Siete usciti da dietro? Siamo usciti da... Porca troia, che caga che avevo! Un asse! Ero lì che tremavo, il cazzo! Male la vista però da qua. Allora raga, provo a spiegarvi un po' cosa è successo. Sono arrivato, avete visto, zona industriale, non c'era praticamente nessuno, mi sono fermato, due impennatine facili, poi come al solito sono arrivati i carabinieri con una volante, cioè tranquillo, cioè, e praticamente hanno fermato un ragazzo col Duke 125 nuovo di stecca che aveva lo scarico senza DB killer, moto sequestrata, cioè, ma senza fare chissà cosa. È arrivato, ho assistito alla scena, è arrivato, hanno sentito che la moto faceva più rumore del solito, sequestrata. Poi la situazione sembrava essersi calmata, ovviamente qualcuno ha iniziato a impennare perché ha visto che i carabinieri non fermavano più nessuno. Cosa hanno fatto i carabinieri? Giustamente hanno chiamato la stradale, che è quella che di solito gira in autostrada. Sono arrivati due volanti della stradale e hanno detto che avrebbero iniziato a bancare tutte le moto. Allora, gente che ha iniziato a scappare qua e là, su e giù, io ho detto vabbè, la mia è tutta originale, cosa devo fare? Niente. Poi sono andato davanti dove c'era le tre pattuglie, perché in seguito ne sono arrivate altre due oltre a quella che c'era già, solo di carabinieri, e ho visto che qualsiasi moto che passava da di lì veniva fermata. Allora ho detto, visto che manca le frecce davanti, ho detto per carità, non ci sa mai, facciamo il giro da dietro. I
visto che tutti sono passati da dietro. Allora ho detto, vabbè, c'erano due ragazzi che mi conoscevano e anche loro erano abbastanza disperati, perché uno aveva lo scooter che praticamente rimaneva accelerato e non riusciva a fare niente praticamente, e forse non aveva tutta la moto originale, cioè lo scooter originale, e anche l'altro. Allora assieme abbiamo fatto il giro da dietro come hanno fatto tutti quanti, e avete visto insomma che non è stata così semplice la storia, perché c'era tipo una specie di chiusa con una porta sopra per far passare le moto. Non è stata proprio una cosa che rifarei ogni giorno per andare fuori, però piuttosto di prendermi una multa l'ho fatta stavolta. Insomma, adesso siamo spiegata la situazione, poi avete visto che sono passato da dietro, non ho più rotto le balle. Ho sentito che hanno fatto posti di blocco dappertutto, allora io e mio amico col 701 abbiamo detto, vabbè, andiamo a fare un giro in centro e posto, visto che siamo qua. Adesso qua c'è un po' di traffico, come giusto che sia, altrimenti non sarebbe una città. Stazione. Niente, mi sa che adesso ci fermiamo a un baretto, ci prendiamo qualcosa e poi torniamo a casa.